Ciao, oggi sono andata da Primark e il mio vestito, però non l'ho preso solo per me. Allora, ti faccio vedere delle cose un po' miste. Questo è lo scontrino, ho speso meno di 150 euro, però ho veramente preso un sacco di cose. Allora, ti faccio vedere anche le cose che ho preso per Leo. Ho preso questa vestaglietta di dei Paw Patrol, questo è Chase col cappuccio così troppo carina, perché io ho una vestaglietta che in questi giorni che ha fatto sulla tasca c'è anche il ricamino così e in pile, in questi giorni che ha fatto un po' fresco la sera l'avevo tirata fuori e Leonardo ha cominciato a dirmi che la voleva anche lui. Sono andata da Primark e vabbè, c'era 14 euro. Quindi questo mi sa che è uno dei capi più cari che ho preso per Leonardo. Poi ho preso queste scarpe di Spider-Man, sempre a Leo, perché ovviamente lui e Spider-Man sono amiconi, e queste le ho pagate anche queste 14 euro. Però lui le scarpe praticamente le mangia. Poi ho preso queste pantofole con la speranza che le usi, perché ovviamente con alieni, pianeti, razzi, troppo belle, morbide, con la suola in gomma, e queste le ho pagate 5 euro. Oh, scusa. Quindi anche questo affarone. Poi gli ho preso due paia di calzini, così. Vabbè, uno è blu normale, cioè proprio non è niente, e l'altro c'ha questo coso, dinosauro, che non so, col drago, o forse un drago, belli di spugna, morbidissimi, che spero gli tengano caldo. Poi vabbè, ho fatto scorta di canottiere per lui, perché ovviamente cresce, e quindi, e la figata lì è che trovi i pacchi da 2 a 4 euro. Fuori c'è, ci sono così, ma ci sono anche con la mezza manica o la manica lunga. Io vabbè, li ho preso quelli proprio fatti a canottiera, canotta canotta, e li ne ho presi 3 pacchi, così almeno 6 canottiere, direi che per l'inverno ci siamo. Poi per lui mi sembra basta, quindi passiamo alle mie cosine. Allora, ho preso questo maglione che adoro, a parte che è morbidissimo, veramente è fantastico, e l'ho pagato 12 euro, ma volevo vedere di cosa era fatto, perché l'ho preso perché era morbido e mi piaceva, ma non ho neanche guardato. Allora, aspetta, perché queste etichette sono sempre appiccicate. Ecco qua, vediamo. Ci fosse scritto, vorremmo saperlo tutti. Niente, tenerlo lontano dal fuoco. Quindi di cosa hai fatto? Materiale che si incendia. Ok. Neanche qua c'è scritto, non lo sapremo mai. Vabbè, comunque è morbido, è bellissimo, mi piaceva, preso. Poi ho preso un'altra crema mani, che sinceramente l'ho vista, 1,50 euro l'ho presa, non ho neanche capito. Sunflower e avocado, non l'ho neanche annusata, quindi non ho neanche idea. Non sembra male però, eh. Poi mettiamo lì. Ho preso, vabbè, calzini anch'io, perché ovviamente così, semplicemente neri così, e così, questi in caldo cotone. Ah, aspetta, questi calzini qua li ho pagati 3 euro, 7 paia, e questi 5 paia, sempre 3 euro. No, 3,50 euro, scusa. Questa maglietta, questa cosa forse era della maglietta. 3,50 euro è scritto qua dietro. E sono coi puntini, vedi, blu, coi puntini così, e poi, vabbè, tinta unita, che vabbè, forse quello che userò meno è questo qui, beigiolino, vabbè, chi se ne frega. Ah, ecco, c'era un'altra maglietta per Leo che ho preso, questa, maniche lunghe, e
e questa l'ho pagata, ecco, 3,50 euro. Che carino. Poi ho preso le ciabatte con le stelline. Cioè, queste sono troppo carine. Io poi d'inverno voglio sempre avere i piedi super caldi e queste mi piacevano un sacco. Queste le ho pagate 4 euro. Potevo lasciarle con le stelline. Le voleva anche mia sorella, ma era l'ultimo paio. Poi mi sono presa una felpa felpata di Friends. Questa praticamente, vedi, è anche lunga, vedi? Che l'ho cercata sul sito, ma sul sito c'era la versione corta. Questa l'ho pagata 12 euro, però troppo bella. Poi ho preso rossa, perché fa Natale. Topolino! Cioè, anche questa è super morbida, super felpata. Mi piaceva un casino. Topolino, e anche questa mi sa che l'ho pagata, esatto, 12 euro. Però guarda quanto è bella! E quanto è rossa soprattutto. Poi vabbè, ho preso queste mutande di Harry Potter, così, del Grifondoro e Serpeverde, quindi a seconda di come mi sento li metterò. Ho preso una felpa di Harry Potter così, Hogwarts, con i vari simboli delle case, anche questa già noti da qua quanto è felpatona, vedi quanto è morbidosa. E questa l'ho pagata sempre 12 euro. Sempre 12 euro, ma veramente una cosa fantastica. E ultimo, il pezzo forte è il pigiamone di Harry Potter, che adesso apro perché sennò non riesci a vederlo. Allora, questa è la casacca, ok? Che vabbè, con questo fantastico simbolo, ok? Questa è la casacca, va bene, 13 euro, l'ho pagato, il pigiama completo però, e questi sono i pantaloni, tutto in paila, questo bordeaux, borgogna, non so neanche io come si dice, però è strabello. Bene, questo è il mio bottino, fammi sapere se ti è piaciuto e ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!